Tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, Firenze costituisce il centro più dinamico dell'economia europea. Grazie a un gruppo di famiglie di produttori e esportatori di panni di lana, viene creato un sistema finanziario che abbraccia tutto il continente. Grazie alla introduzione di una moneta d'oro da tutti riconosciuta come stabile e affidabile, il fiorino d'oro appunto, e grazie all'introduzione del sistema delle lettere di cambio che permettevano di trasferire capitali ingenti da un punto all'altro del continente. Questa trasformazione si riflette innanzitutto sulla città, che cresce dal punto di vista demografico, arrivando a sfiorare i 100.000 abitanti, cresce dal punto di vista del tessuto urbano, con la costruzione di una nuova cinta di mura e l'intervento di grandi artisti come Giotto, Arnolfo Di Cambio, e anche attraverso la diffusione di consumi e costumi sempre più lussuosi. Rispetto a questa trasformazione, Dante, che vive appunto in questo periodo, ha però una posizione radicalmente ostile. Egli è avverso alla trasformazione che sta vivendo la sua città, innanzitutto per motivi politici. Questo ceto di mercanti e banchieri, infatti, trasformerà l'antica Repubblica di Firenze in una oligarchia delle famiglie più ricche, che spianerà poi la strada successivamente alla signoria dei Medici. Al contrario, Dante è favorevole al governo aristocratico della sua città, in accordo con il sistema delle arti, cioè delle corporazioni e dei mestieri creato tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, e soprattutto egli è un fedele sostenitore della Restauratio Imperii, cioè del ritorno all'impero universale. Dal punto di vista del contenuto della Divina Commedia, noi sappiamo bene che questa sua avversione verso la parte più moderna e dinamica dell'economia del suo tempo si riflette innanzitutto in un continuo richiamo alle attività agricole, alla vita dei campi, al ciclo delle stagioni che appunto governa la vita dell'uomo, alla fertilità della terra, ai buoni frutti e alle buone sementi, e anche all'esaltazione della vita pastorale o alla descrizione di attività artigianali o come quelle dei marinai. Ma ogni volta che invece Dante si trova a sfiorare le attività commerciali e in particolare le attività legate proprio a questa fase che vive la Firenze tra 2 e 300, il suo atteggiamento è invece di forte ostilità. Dante, come ben noto, fedele alla tradizione scolastica di condanna dell'usura, cioè dell'attività di prestito del denaro con interesse, e non coglie quindi tutte le trasformazioni economiche del suo tempo che ebbero proprio nell'attività di prestito il suo principale motore, e d'altronde proprio in quel momento si inizia un dibattito per rendere queste attività compatibili con la dottrina cristiana. Due esempi di questa avversione di Dante tratti dalla Divina Commedia. Innanzitutto, nel canto nono del Paradiso, nella conclusione del canto nono del Paradiso, egli farà dire al poeta provenzale Folchetto da Marsiglia, che si rivolge appunto a Dante: la tua città produce, espande il maledetto fiore che ha disviato le pecore e gli anni, peroché fatto al lupo il pastore. Il maledetto fiore è appunto il fiorino, introdotto come moneta di Firenze coniata in oro nel 1252, 13 anni prima della nascita di Dante, vero motore di questa espansione economica e finanziaria. E nella terzina si fa riferimento a come questo abbia portato, accresciuto la corruzione del clero e della Chiesa. Dunque Dante mina proprio alle basi, nell'identificazione con l'introduzione del fiorino, questo nuovo modello di economia. E sarà poi lo stesso Dante, nel canto XVI dell'Inferno, a lanciare la celebre invettiva: la gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generato,
Firenze in te, sicché tu già ten piagni. Le genti nuove sono appunto il ceto dei mercanti banchieri e subito i guadagni legati all'esercizio del credito e della finanza. Dunque, a distanza di 7 secoli, Dante continua a lanciarci un monito per non lasciarci facilmente incantare dalle forme più moderne e dinamica dell'economia, perché ci mette sull'avviso di come esse possano essere in realtà foriere di aspetti negativi.